Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei provare insieme a voi un acquisto che ho fatto recentemente. Si tratta dell'arricciacapelli automatico. Praticamente questo è uno strumento che consente di fare i capelli mossi, di fare i boccoli, di fare i ricci, più o meno definiti a seconda di quanti capelli noi mettiamo all'interno di questo aggeggio qua. E io l'ho comprato perché ogni tanto mi piace avere i capelli un po' più mossi, però sono abbastanza pigra perché io ce l'ho il ferro a cono, quello classico, però è veramente una cosa lunghissima utilizzare quel tipo di strumento. E quindi ho pensato di comprarmi questo perché è molto molto più veloce. Vi dico subito che l'ho comprato su Amazon, poi in descrizione vi lascio il link, così se vi interessa lo potete acquistare direttamente da lì. È arrivato all'interno di una scatola, ovviamente, così, e la marca è Sarker. Io credo che sia una marca cinese o qualcosa del genere perché non l'avevo mai sentita. Comunque, questo è lo strumento. Ci sono tre tastini, come potete vedere, io mi avvicino, spero che lo vediate il meglio possibile. Questo è semplicemente il tasto di accensione, quindi adesso è acceso e c'è la lucina rossa accesa. Questo secondo tasto permette di regolare l'intensità del calore, quindi più o meno caldo, e invece quest'ultimo tasto permette di regolare il verso, diciamo, dell'arricciacapelli, quindi voi decidete se volete che la ciocca dei capelli si arricci in senso antiorario o in senso orario oppure in senso misto. Io adesso l'ho messa sull'antiorario, direi. Comunque, io ho già provato un pochino entrambe le cose e non ho notato particolare differenza. Comunque, adesso andiamo subito a vedere insieme come si usa questo strumento. Bisogna semplicemente prendere una ciocca di capelli. Io ne prendo una ciocca abbastanza sottile, semplicemente perché voglio i riccioli un pochino più definiti. Poi comunque questo strumento ha una valvola di sicurezza, per cui se voi mettete troppi capelli non si arriccia, quindi praticamente si blocca in automatico, quindi è una cosa che comunque si può svolgere in sicurezza. Prendiamo una ciocca di capelli. Quello che bisogna fare è semplicemente inserire, cerco di farvelo vedere il meglio possibile, inserire i capelli all'interno di questo strumento e la parte piatta deve restare all'esterno, quindi è qua che noi dobbiamo inserire il capello. Quindi bisogna inserirlo semplicemente in questo modo, chiudere e lasciare che si attorcigli. Quando fa i 4 beep si può togliere. Possiamo togliere e questo è il risultato che noi otteniamo. Vedete? Ve ne faccio vedere ancora uno perché secondo me prima si è visto male. Dunque, noi inseriamo i capelli all'interno, vedete così, e praticamente arriva su. Adesso posso togliere e questo è il risultato che noi possiamo ottenere. Vedete che si arriccia comunque in questo modo. Praticamente i capelli si inseriscono all'interno così e li aspira. Questo è il risultato finale, ho i capelli molto più arricciati, ho questi boccoli, io li ho fatti in questo modo perché comunque non mi piace averli troppo sopra la testa, però voi se volete potete partire anche più su alla base della testa, io invece li ho fatti un pochino più sulle punte. Comunque questo oggetto funziona veramente molto bene perché effettivamente si fa presto, io ho tanti capelli e li ho lunghi, nonostante questo nel giro di 10 minuti, massimo massimo un quarto d'ora, se proprio voglio andare a definire bene ogni ciocca di capelli, ho la piega fatta, quindi è veramente uno strumento che io vi consiglio e con il quale io comunque mi sono trovata sempre molto bene. Io spero di esservi stata utile, vi lascio in descrizione il link, così se volete potete andare direttamente a vedere su Amazon tutte le caratteristiche, il prezzo. Io l'ho comprato un po' di tempo fa, ma mi sembra l'avevo pagato intorno ai 25-30 euro, una cifra del genere. Se avete domande, ovviamente mi potete scrivere nei commenti, vi rispondo volentieri. Ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto. Vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.